Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla. Ciao amici, oggi ci ritroviamo a Motta alla scoperta delle antiche tradizioni. Precisamente andremo a scoprire come si fa la ricotta, anzi in dialetto usero e a ricotta, con l'amico Nino Mallamagi, che più avanti vedrete. Fantasia, la 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 la, la forza che sei tutti noi. Ecco, il latte viene riscaldato, viene mescolato e si porta a 30 gradi. E poi si mette il quaglio. E ci vuole un'oretta scarsa per me quaglia. Dopo il quaglio ci faccio tramo formaggio. Ok. Dopo il formaggio iniziamo a fare la ricotta. A questo punto la temperatura è arrivata a 30 gradi e noi andiamo a inserire il quaglio, giusto? Che è nella siringa. Ecco qua. Posso? Sì. Nino, come ti rendi conto tu dei gradi? Toccando con il dito. Toccando con il dito? Bellissimo. Escucha el ritmo de tu corazón. Feel the rhythm. From the coast of Ipanema to the island of Capri, all the way to Kuala Lumpur, I will follow you wherever you may be. From the moment I first saw you, knew my heart could not be free. I have to hold you in my arms now, there can never be another for me. Si lava il pentolone, si mette il sale e si avvia il procedimento per la ricotta. Quando una lacciata arriva a 70 gradi, si aggiunge i latte, va a ricotta. È una tradizione che faceva un mare madonna. Sì. Ci trova a lavare. Ci passava a mia parte, Giacomo a lavare. Detto Mudero, ok. Ora a fare Nino Mudero. Grande, bellissimo. Sì, come... Dopo pochi tempo, a fare Antonino a lavare, bene puti. Mo pace mi insegna l'umoratori,
pinanza per i leggeri e scrivi e inutili cangizze fai cannola lo santo è di mamburo e non sora cotto vini in botta perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, andiamo avanti così.